vi benedica ancora questa mattina, carissimi nel Signore. Con l'aiuto di Dio voglio condividere con voi qualche pensiero sulla vita di Giuseppe, figlio di Giacobbe, ossia figlio di Israele. Alleluia. E vogliamo un po' analizzare la sua storia, il suo carattere, che tipo di persona era, perché per noi è un grande insegnamento spirituale. Alleluia. Vogliamo leggere nel Salmo 105, al nome del Signore sia la gloria, Salmo 105, versetto 17. Dice così la parola del Signore: egli, cioè Dio, mandò davanti a loro un uomo, Giuseppe, che fu venduto come schiavo. Attenzione, fratelli, guardate cosa dice: egli, Dio, mandò davanti a loro un uomo, Giuseppe, che fu venduto come schiavo. Ossia che questo versetto ci fa capire che tutte le cose che accaddero nella vita di Giuseppe, le cose buone, le cose meno buone, le difficoltà, le sventure, il fatto che lui fu venduto dai fratelli, che finì ad essere uno schiavo in Egitto, tutto fu parte del proposito di Dio. Ossia che Dio permise quelle cose perché Dio da quelle cose negative doveva tirare fuori qualcosa di buono, qualcosa di costruttivo, qualcosa di meraviglioso, di straordinario. Ossia, gloria a Gesù, qui si compie la parola che dice: tutte le cose, tutte le cose cooperano al bene, cooperano per il bene, per la crescita di coloro che amano Dio. Amen. Coloro che sono stati chiamati secondo il suo proponimento. Oh, alleluia. Caro fratello, cara sorella, non temere nel momento delle prove, non temere nelle difficoltà, non aver paura dei tuoi, alleluia, momenti critici o difficili, perché Dio li permette, perché tutto sta cooperando, sta collaborando per la sua gloria, tutto sta combaciando, sono tutte come dei pezzi in un puzzle che compone e comporrà la perfetta visione di Dio per la tua vita, la perfetta volontà di Dio nella tua vita. Alleluia. Anche le cose negative cooperano al bene, per la gloria del Signore. Se tu ami Dio, se tu hai il desiderio di ubbidirlo, di fare la sua volontà, e sei stato chiamato secondo, alleluia, il suo proponimento, al nome di Cristo sia la gloria. Dice Salmo 105, versetto 17, che egli, cioè Dio, mandò davanti a loro un uomo, Giuseppe, che fu venduto come schiavo. Nel versetto 18 dice, gli serrarono i piedi, cioè gli legarono i piedi in ceppi, in catene, e la sua persona fu messa nei ferri. Ossia, che per raggiungere il perfetto piano di Dio, noi attraverseremo dei momenti difficili, dei momenti nei quali ci sentiremo come prigionieri, come schiavi delle prove, come a volte ci sentiremo quasi, voglio usare questa parola, incatenati. Paolo diceva: io sono un servo di Cristo, sono un ambasciatore di Cristo, ambasciatore in catene per l'Evangelo, sono un prigioniero di Gesù Cristo. E così anche noi molte volte passeremo dei momenti in cui ci sentiremo in un deserto, in un fosso dei leoni, ci sentiremo dentro una fornace di fuoco, ci sentiremo abbandonati, ci sentiremo a volte quasi smarriti, quasi confusi, ma non ridotti allo stremo. Dice la Bibbia: come se fossimo per terra ma non distrutti, o come tristi ma sempre allegri. Alleluia. Nella tempesta, ma non disperati. Gloria a Gesù Cristo. Per raggiungere il perfetto piano di Dio dobbiamo passare queste situazioni, perché è Dio
che lo permette per forgiarci, per modellare, per, alleluia, trasformare il nostro carattere e per farci diventare sempre più umili. Paolo ebbe una spina nella carne, era una dura prova, era una dura, alleluia, difficoltà, era una malattia che lo colpiva. Dice addirittura era come un angelo di Satana che lo schiaffeggiava. Lui era preso quasi a sberle da questo angelo di Satana. Era un combattimento spirituale, una lotta. Vedi che se qualcuno ti schiaffeggia è un assalto contro di te. È un atto violento contro di te. È un dolore nel tuo volto, nel tuo corpo. Paolo diceva, era un angelo di Satana per schiaffeggiarmi. Alleluia. E dice che per quel motivo Paolo pregò il Signore, pregò tre volte il Signore. E vedete, Paolo era un uomo di fede, era un uomo ripieno di Spirito Santo. Quando lui pregava, i demoni tremavano, i demoni fuggivano. Satana stesso non poteva resistere perché Paolo era ripieno della potenza di Gesù Cristo. Alleluia. Ma dice la scrittura che Paolo pregò tre volte il Signore e il Signore non gli rispose. Il Signore non fece un miracolo. Il Signore non lo liberò istantaneamente. Il Signore lo lasciò in quella condizione e il Signore gli disse: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella tua debolezza. E Dio permise quella spina, quell'attacco terribile contro Paolo per formare un carattere umile in Paolo, per far umiliare Paolo affinché non si inorgoglisse a motivo delle rivelazioni. Fratelli, grazie a Dio anche nelle prove. Signore, ci aiuti a avere questa visione che tutte le cose sono dei pezzi nel puzzle perfetto della volontà di Dio. Dice che Giuseppe fu incatenato, imprigionato nei ferri. Quali sono i ferri, le catene che ti stanno legando? Se tu sei un figlio di Dio, non avere paura di questo momento di prova, di difficoltà, perché Dio lo sta permettendo per prepararti per qualcosa di più grande, per qualcosa di più meraviglioso, di straordinario, di soprannaturale, se tu dipendi da Lui, lo cerchi e vuoi, alleluia, innalzare e glorificare il suo santo nome. Nel versetto 19, Salmo 105, dice che la parola dell'Eterno lo mise alla prova finché si adempì ciò che egli aveva detto. E abbiamo letto questo versetto nel Salmo 105, versetto 19, che la parola dell'Eterno lo mise alla prova finché si adempì ciò che egli gli aveva detto. Ossia che per raggiungere il proposito di Dio, la meta che Dio gli aveva fissato, per raggiungere lo scopo per il quale Dio l'aveva chiamato, Giuseppe doveva essere pronto, doveva essere disposto a passare diverse prove. Ed è così anche per noi, fratelli. Dio ti ha dato una visione, Dio ti ha dato una meta, Dio ti ha dato un obiettivo. Dio ha messo un sogno nel tuo cuore, un proposito, come Giuseppe aveva ricevuto dei sogni da parte di Dio, aveva ricevuto un proposito speciale da parte di Dio. Dio gli aveva detto che doveva arrivare lì, che Dio lo avrebbe portato, lo avrebbe reso un uomo grande per la gloria di Dio, per manifestare la sua sapienza, la sua luce in quelle nazioni. Ma per arrivare al proposito, fratelli, per arrivare alla meta, all'obiettivo per il quale Dio ci ha chiamati, noi dobbiamo attraversare diverse prove, dobbiamo attraversare diverse situazioni. La parola del Signore lo mise alla prova. Ossia che Dio permette molte prove che sono in accordo alla sua parola. La Bibbia dice: molte sono le afflizioni del giusto, ma da tutte lo libererà il Signore. E
se noi siamo chiamati secondo il piano, il progetto di Dio, abbiamo molte prove, fratelli. Dice in Atti degli Apostoli, Paolo, ispirato da Dio, che è necessario che attraverso molte tribolazioni entriamo nel regno di Dio. E la nostra meta è entrare nel regno di Dio, nella Nuova Gerusalemme. E noi arriveremo in cielo attraverso molte tribolazioni. Perché in questo mondo ci sono tante battaglie. Nel mondo avrete afflizione, dice il Signore. Ma fatevi animo, fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Gesù ha vinto il mondo. Perciò, fratelli, non veniamo meno nelle prove. Non ci scoraggiamo, non ci lamentiamo, non abbiamo paura, timore della prova, ma ringraziamo Dio, lodiamo Dio, speriamo in Dio, fortifichiamoci in Dio. Alleluia. Poi nel verso 20, Salmo 105, verso 20, dice: allora il re mandò a farlo sciogliere, il dominatore di popoli mandò a liberarlo. Fratelli, dopo la prova, dopo la tribolazione, dopo la battaglia c'è sempre una liberazione, c'è sempre un risultato meraviglioso. Dopo la prova, la difficoltà, c'è sempre un frutto straordinario. Dio scioglie i legami, Dio dissipa le tenebre, Dio toglie la confusione, la tristezza e ci ricolma di gioia, ci ricolma di una nuova forza, di una nuova, alleluia, unzione per la sua gloria. Dice: allora il re mandò a farlo sciogliere. Dopo le prove di Giuseppe, dopo le battaglie, le difficoltà, i deserti, i fossi, le cisterne che lui dovette passare, dopo essere stato negato, tradito, venduto, incarcerato ingiustamente, fratelli, lui ricevette la ricompensa, perché lui rimase fedele al suo Dio. Che Dio, il Signore, ci aiuta a rimanere fedeli anche a noi, nelle prove, nelle difficoltà, nelle battaglie, nelle tribolazioni, per poter ricevere la corona della vita, la ricompensa che Dio ha riservato per noi, per vedere il compimento del suo progetto, alleluia, nella nostra vita. Perciò, fratello, non ti spaventare, non temere, non ti sgomentare nelle prove, ma fortificati nel Signore, dai gloria al Signore, spera nel Signore. Alleluia. E dice ancora che il re lo mandò a liberare, il dominatore dei popoli mandò a liberarlo e lo fece signore della sua casa e governatore sopra tutti i suoi beni. Cioè, dopo che Giuseppe fu umiliato dall'uomo, dalle prove, dalle difficoltà, Giuseppe fu umiliato, Dio lo innalzò, perché Dio innalza quelli che sono umiliati. Oh, alleluia, abbassatevi dunque, dice, umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio ed egli vi innalzerà nel tempo opportuno. Lo fece signore della sua casa. Dio vuole darti autorità nella sua casa. Dio vuole darti, alleluia, autorità nella sua opera. Dio vuole darti, alleluia, unzione, forza nella sua casa, ma tu devi essere disposto ad attraversare, caro fratello e sorella, il deserto, la prova, la difficoltà, sapendo che Dio lo permette e che Dio è con te e che Lui sta lavorando, Lui sta operando in quella prova per forgiare, per plasmare il tuo carattere, la tua vita all'immagine di Gesù Cristo. Dice la Bibbia nella lettera agli Ebrei che per le cose che soffrì Gesù, pur essendo il figlio di Dio, per quello che soffrì fu perfezionato e divenne autore di eterna salvezza per coloro che gli ubbidiscono. Alleluia. Nel versetto 22 dice ancora, 105:22, lo fece signore della sua casa per legare i suoi principi secondo il suo giudizio e insegnare i suoi anziani la sapienza. Dopo la prova, fratelli, alleluia, dopo la tribolazione, dopo il tempo di difficoltà, di sofferenza, di tribolazione, Giuseppe ricevette una grande autorità e fu ricolmo di sapienza.
dello Spirito di Dio, per legare i principi secondo il suo giudizio e insegnare agli anziani la sapienza. Giuseppe, ricevete un'autorità per legare i principi, cioè per sconfiggere i nemici, e ricevette una sapienza straordinaria, a tal punto che lui, essendo ancora un giovane, possiamo dire, poteva insegnare agli anziani. Fratelli, ed è lo stesso che Dio vuole fare con noi, attraverso le prove, attraverso le tribolazioni, attraverso le difficoltà, Dio ci insegna, Dio ci fa maturare. Ogni prova ha lo scopo di far diminuire, scomparire la fiducia in te stesso e di far crescere in te la fiducia in Dio, la dipendenza in Dio. Perché nelle prove, nelle tribolazioni, tu riconosci e io riconosco che senza di Lui non possiamo fare nulla, che siamo deboli, che siamo polvere, che siamo incapaci, che siamo inutili. Allora la prova, la tribolazione, la battaglia, la tempesta, la difficoltà ha lo scopo di avvicinarti di più a Dio, di farti dipendere di più da Dio, di insegnarti a confidare, a sperare in Dio, non in te stesso, ma nella potenza, nella grazia e nella misericordia di Dio. E dopo il tempo di prova, tu ricevi, dopo il periodo della prova, tu ricevi una nuova unzione, una nuova autorità, una nuova dose di potenza dello Spirito Santo per legare i principi. Ossia, se tu rimani umile nella prova, ti sottometti a Dio, speri in Dio, dipendi da Dio, cresci, alleluia, nella comunione con Dio, nella prova, ti rifugi in Dio, fai dell'Eterno il tuo luogo di rifugio, il tuo scudo, la tua roccaforte. Allora nella prova tu cresci nella comunione con Dio, cresci nella preghiera, cresci nella dipendenza dallo Spirito Santo. Dopo la prova, dopo la battaglia, dopo la tribolazione, tu sarai un soldato addestrato, sarai un uomo abile nello Spirito, un uomo maturo, con una grande autorità. Nel regno spirituale. Oh, alleluia! Tu non puoi avere autorità, non puoi avere potenza se non passi la scuola di Dio, se non attraversi il deserto come ha fatto Gesù, come ha fatto Mosè, come ha fatto Elia, come hanno fatto tutti i profeti. Vuoi tu potenza di Dio nella tua vita? Vuoi tu un'unzione straordinaria? Vuoi tu una maturità spirituale grande per la gloria del Signore? Una forza spirituale, soprannaturale per fare la volontà di Dio? Devi essere pronto ad attraversare il deserto. Devi essere pronto, disposto a dipendere da Dio, anche nella tribolazione, soprattutto nelle difficoltà. Tu devi rifugiarti sotto l'ombra dell'Onnipotente. E allora la tua fede crescerà. La prova non può far diminuire la nostra fede, che Dio ci aiuti. La prova non può far crollare la nostra fede, anzi Dio permette la prova per far crescere la nostra fede, la nostra fiducia in Lui, la nostra dipendenza da Lui. E allora tu avrai una grande autorità nel mondo spirituale, potrai legare i principi, le potestà dell'aria, i demoni, gli spiriti malvagi saranno legati, saranno paralizzati, oh alleluia, saranno schiacciati, eliminati quando tu pregherai nel nome di Gesù Cristo. Perché l'unzione di Dio ti appoggerà, ti sosterrà e opererà a tuo favore. Alleluia. Per legare i principi secondo il suo giudizio, tu riceverai un nuovo giudizio, una nuova comprensione spirituale, un nuovo discernimento per giudicare le cose dello Spirito, per capire, intendere, comprendere le cose profonde dello Spirito per la gloria di Dio. E potrai insegnare agli anziani la sapienza, cioè sarai uno strumento nelle mani di Dio per poter insegnare la sua parola ai fratelli, alle sorelle, a chiunque, ai giovani, agli anziani. Avrai una sapienza straordinaria, alleluia, nella potenza di Dio. Avrai una sapienza, alleluia, soprannaturale nella potenza del tuo Signore. Perciò
nelle prove, noi dobbiamo sperare nel Signore Gesù Cristo, che ci dà veramente quella possibilità, quella prova è una possibilità per la tua crescita spirituale. Domnul si te vine cuventese, crezi in Isus, este mare, este minunat, citet Biblia, este adevaru, oh alleluia, Domnul si te vine cuventese, alleluia, Christos este singur mantu, am Christin pentecostal, slava lui Dumnezeu, vrei una, alleluia, una evangelizzazione in diretta per la gloria del Signore. Eu, come si espone? Am nascuti in Sud America, in Cile. Spagnolo. Hablo español. ¿Tú hablas español? Sí, un poquito. Que Dios te bendiga mucho, estaba haciendo una grabación con la palabra de Dios para enviar a los hermanos que escuchan la palabra. Y bueno, es un privilegio poder hablar contigo. ¿Yo hablo trabajo ahí? Estoy acá para la obra de Dios, para la misión. Gloria a Dio, il Signore è grande, mi sta dando per la sua gloria il privilegio di parlare di Cristo a questo ragazzo. Credi in Christos, Christos est minunate, Gesù ha morito in croce per te. Alleluia. E lo questi in stegiare. Esatto. Da. Da. Ma e c'ha in missione per te. In Spagna am lo questi molti anni in Italia. Da, in Italia. Tu hablo spagnolo. Lo questi in Spagna, Madrid, Barcellona. Tu c'è il lavoro evangelizzare. Da, evangelizzare. Cuvanto lui Dumnezeu. Parola di Dio. Se paga no. La recompensa è incerto cu Christos. Alleluia! Brava. Domnul siete binecuvântat. Era un moment. Tu sabes că tot una comună e grande, el Barbulești. Da. Sabes de unde vin asta? No, no. El Bucarest. Ah, Bucarest. Multi pocaiți. Mult, mult pocaiți. Evanghelie. Pentecostal. Pentecostal. Aleluia. Mucho, mucho, mucho persoană. Sunt 20.000 persoane. Aleluia. Vi sta raccontando che in una città vicino a Bucarest c'è un villaggio, una cittadina che ha più o meno 20.000 credenti nati di nuovo in Cristo pentecostali. Vedete, fratelli, quanto grande è il Signore che ci fa trovare queste anime disposte, questi cuori aperti, una testimonianza per la gloria di Dio. Stava su un Maros, il cantatore, un Maros, lo story. No, non conosco. El Sori, el Verbelas. Bucaiz, in aria pentru Domnul. Sì. Domnul si te bine cuventez. Credi in Isus. Domnul si cu tine, cu Christos. Mucho gracias. Che Dio te bendiga mucho. Alleluia. Gloria a Dio, il Signore è grande, cari fratelli, care sorelle. Lui veramente ci dà queste gioie. Cioè, che gioia ci può dare il mondo? Il mondo non ci può dare questa gioia. Non c'è gioia più grande che conoscere Cristo, che vivere in Cristo, con Cristo. Non c'è privilegio, non c'è delizia più grande. Alleluia, che Dio vi benedica. Continueremo in questa riflessione sulla vita di Giuseppe, che è un insegnamento spirituale per noi. A Dio sia la gloria, in eterno nei secoli dei secoli. Nel nome di Gesù. Amen e amen.